Il consiglio direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si è riunito per l'ultima seduta prevista per l'anno in corso ieri mattina a Sassano presso il Palazzo delle Arti Contemporanee. È ormai tradizione che l'ultima riunione si tenga nel Vallo di Diano. È un incontro importante in cui più che altro si fa un bilancio di quanto fatto, non meno importanti gli argomenti in discussione, come spiega il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Tommaso Pellegrino. Siamo veramente contenti di ospitare un po' qui a Sassano un direttivo importante nel quale si saranno approvate delle delibere che riguardano la programmazione nelle nostre scuole per fare in modo che i ragazzi in particolare possano visitare il territorio e possano conoscere il territorio nel quale vivono. Ci sarà un'altra importante iniziativa per quanto riguarda il completamento dell'iniziativa Acqua Sima Plastic Free con la collaborazione del CONSAC per installare in ogni plesso scolastico delle fontanelle e quindi chiudere un po' la filiera riguardante il tema del plastic free, diciamo quindi anche degli argomenti particolarmente importanti oggi all'ordine del giorno, quindi una giornata nella quale un po' il parco oggi qui dal Vallo di Diano dà un segnale forte per le scuole ma soprattutto per l'arte con il Palazzo delle Arti Contemporanee. Devo dire che è stato un anno veramente significativo perché le iniziative che abbiamo messo in cantiere, le iniziative che abbiamo realizzato e le attività che stiamo portando avanti sono tante. Soprattutto mi fa piacere che oggi finalmente ci sia una percezione da parte del nostro territorio, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, come un ente presente, attivo e che soprattutto porta avanti quelle istanze che ci vengono chieste dal territorio e soprattutto oggi è diventato anche quel grande ente di promozione che a mio avviso un parco nazionale deve essere.